Buonasera, quello di cui parliamo questa sera è l'effetto decorativo che si chiama wall paint. È un effetto decorativo che imita la carta da parati, l'effetto della carta da parati. È un effetto vintage old style eseguito e realizzato con uno stucco a calce che si chiama Spirito Libero. E sono stucchi a calci pronti della Giorgio Greisen & Friend, e sopra lo stucco a calce viene applicato un altro decorativo che si chiama Colore Gioia nei suoi diversi colori. E questo effetto decorativo ovviamente si realizza con nastro carta per differenziare le diverse righe. Questo è il campionario, non ce ne sono molti in giro di questi campionari perché sono stati fatti in tiratura limitata, e questi, come potete vedere, sono le diverse realizzazioni che si possono ottenere. Qui in basso abbiamo la composizione delle mani che si devono dare. Qui in questo caso abbiamo spirito libero, quindi due mani di spirito libero, wall paint e cera del vecchio. La cera del vecchio serve per uniformare la parete e per renderla lavabile. E ricordiamo sempre che con la ceratura si ha sì una maggiore lavabilità, ma una minor traspirabilità della parete, che comunque è uno degli elementi base per gli interni. Questo è un altro effetto a righe piccole. Questi sono i diversi colori che si possono ottenere, e ovviamente si possono fare tantissimi tipi di decorazione. Adesso andiamo un po' più velocemente nello scorrere. Questi sono diversi colori, questo un po' più intenso con questo effetto più spatolato. E questo è quello che si può realizzare come effetto imitazione legno, e ce ne sono tanti altri. La casa che ha, diciamo così, riscoperto questo tipo di effetto è la Giorgio Greisen & Friend, e i prodotti che si usano sono, come ripeto, Spirito Libero, Colore Gioia, vetro e cera del vecchio. Grazie e a presto.